Stavo sconvolgendo. Immagino. Voi che pensate di chi sopravvive male? Male inteso attaccato a macchinari? Qua c'è un dibattito. È un discorso tanto lungo. Eh sì. Che pensate di questa cosa? Perché purtroppo il reparto nostro gira proprio su questi. Quello. È un filo da me sottile che. Questi. Cioè, noi non siamo quelli che aiutano a chi è attaccato ad una macchina ad andare avanti. No? Cioè, noi l'obiettivo nostro è staccare tutti dalle macchine, ma non per interrompere le cure, per cercare di rendere il paziente di nuovo indipendente. Ad uno stato di malessere, ad uno stato di comunque sia benessere o di recupero di quelle che sono le proprie funzionalità, diciamo, da una dipendenza a un'indipendenza totale o parziale, insomma. Però certo, quando vedi certe realtà te lo chiedi se sia giusto oppure no. Perché, sai, c'è il vivere e il sopravvivere, giusto? Però tutti i familiari che hanno un proprio caro lì comunque sia, cioè, vogliono andare avanti. Perché comunque finché respira, finché anche in maniera involontaria può muovere un dito, lo vedono come un segnale, quindi cioè, nessuno le dice comunque sia stacca, cioè magari dal di fuori vuol dire se dovesse capitare a me io non vorrei stare in questa situazione, però poi al dunque, non lo so, è dura comunque, ma perché vediamo quasi tutti comunque se hai familiari che hanno un parente lì, cioè anzi subentra proprio in alcuni casi un accanimento. Però certo, ma anche un genitore magari che ha un figlio però in queste condizioni, però ce l'ho, c'è anche una forma di egoismo, probabilmente affettivo, d'amore estremo, anche perché realmente non sappiamo quanto la persona realmente vorrebbe percepisce, poi vorrebbe stare in quel modo. Però c'è anche una questione di dignità, diciamo, comunque sia da totalmente indipendente, bene, uno stato di salute, te ritrovi a un vegetale. Ti domandi un attimo. È anche vero che noi comunque ci impegniamo però comunque sia. Però c'è cioè, proprio... sta lì come protagonista, non lo so questo. È chiaro. I familiari, in alcuni casi, tipo questi che ci siamo detti adesso, incidono nel vostro lavoro, nella decisione di quello che dovete fare. Oh sì. Tantissimo. Del tipo? Anche qui ci avremo quanti casi. Purtroppo incidono, in alcuni casi per fortuna incidono. Cioè è tutto relativo. Sì. Noi perché... Il coinvolgimento della famiglia è importante anche nel recupero del paziente. Quindi noi cerchiamo sempre di coinvolgerli comunque nella terapia, Ma poi li addestriamo anche a fare delle cose che possono fare nel trattamento del paziente. Questo sì, però tante volte magari intralciano, diciamo, il percorso quando si rapassano quella linea e diventa invadenza, allora no, è controproducente proprio perché non lavori neanche bene come professionista. Ah, certo. E chi ne rimette è la persona che ha bisogno di cure. Loro perché agiscono sempre in buonissima fede, Sì. Però magari non sono consapevoli del fatto dei rischi che possono correre. Per esempio, da noi il problema più banale è che come un paziente comincia a dare dei primi segni di miglioramento arriva il familiare che gli dà subito da mangiare qualcosa per bocca e crea dei danni che possono essere molto molto, molto seri e lo fa inconsapevolmente quando magari però gli è stato spiegato, però la credenza amore, diciamo che a volte porta male, la vedo come una speranza, no? Come un appiglio. Purtroppo noi almeno io la prima cosa che dico ai familiari quando arrivano c'è bisogno di tanta tanta pazienza. Il percorso sarà molto molto lungo. E a volte la fretta di vedere il proprio caro riprendere in breve tempo può portare dei problemi. A volte la porta di anche dei rallentamenti. Dei rallentamenti e dei problemi anche gravi. Anche delle regressioni, comunque sia, perché il caso di riprende da capo, comunque sia, il percorso. Quindi. Chiaro. Conta la coscienza. Le vostre decisioni. Nel rapporto che si crea con una persona, con un familiare, contano le decisioni della coscienza. Nostra personale. Sì.
Beh, in teoria quando c'hai una divisa non dovresti mettere, diciamo, no, scelte tuo personale, non è che puoi dire, ah, secondo me io farei, in teoria. Poi è difficile, distaccare la persona. È inevitabile, cioè, è umana, siamo umani. Comunque sia, il coinvolgimento emotivo c'è. Poi comunque sia si creano anche delle dinamiche, comunque dei rapporti, perché ci sono lunghe degenze, ci sono pazienti che stanno da noi mesi, anni, un anno, lunghi mesi, quindi si crea anche un rapporto confidenziale che tante volte non andrebbe neanche bene, però siamo umani comunque sia, no? Chiaro. Quindi l'emotività in qualche modo viene... L'emotività viene fuori, anche se non deve essere manifestata. Beh, io ho visto colleghe piangere per delle situazioni che accadevano da parte, quello sì. Quindi il coinvolgimento è totale, in certe situazioni il coinvolgimento è proprio totale. Anche se ce l'hai forse di più quando anche esci dal reparto, perché ti levi la divisa, lì sei tu Chiara, tu Diego, tu Alessandra, è come se la divisa da una sorta di schermo in certi casi, però quando esci sei tu. Poi siete sensibili al pianto? Io molto più di quello che sembra. Sì. Io sì. Sì, sì. Però non lo faccio vedere. Io cerco di rimanere abbastanza distaccato. Sì. Cioè, comunque sia sono cose che ti entrano dentro e poi magari te le ritrovi purtroppo fuori o comunque sia quando riparli, insomma, tra noi, perché spesso ci confrontiamo anche durante le riunioni. Diciamo che comunque ci sono cose che ti segnano. Chiaro. Vi leggo una frase che ho letto sul libro di Fabio Polo, che a me è piaciuta molto. Non stai vivendo se non sai di vivere. Siete d'accordo su questo pensiero? Non stai vivendo, non vivi se non sai di vivere. Perché sai, tante volte si lascia andare, cioè sì, ci sono, però invece no, secondo me il bello della vita è che la devi proprio vivere. Prenderla attivamente, invece c'è qualcuno che vive passivamente, non prende decisioni, non si lascia trasportare. Io sicuramente sono uno che prende decisioni. Sì. Che cos'è che secondo voi dovrebbe fare una persona per vivere bene? Apprezzare bene. Apprezzare le piccole cose. Sì. Come dicevi tu, perché volersi bene. Uno magari è sempre alla ricerca del... Sì, di chissà che... Però le cose fondamentali sono quelle piccole che uno c'è intorno e che la maggior parte delle persone per fortuna ce l'hanno. Però non se ne rendono conto. Esatto. Ma le cose più importanti sono quelle piccole. Sì. Che poi quando mancano uno se ne accorge, se ne rende conto che era forse quella la cosa principale. Sì, perché spesso solo quando la perdi una cosa allora ti rendi conto che cavolo, ce l'avevo però non era una serie. Certo. Bene, allora siamo giunti sui quasi 40 minuti, quindi siamo intorno alla fine di questo piacevole momento che spero avete apprezzato. È stato un grandissimo piacere per me. Questa è la 21ª puntata e siamo al 6 marzo, giusto? Sì, del 2012. Sì. Allora io ringrazio tantissimo voi, Diego, grazie. Alessandra, Chiara. Grazie a te. Grazie a tutti per la visione. Vi ricordo il canale YouTube che è youtube.com/thepowerparler, thepowerparler. Sono Giacomo Inno White, conduttore del momento e di questo momento, e vi ringrazio tanto per la visione. Un saluto a tutti i colleghi. Un saluto a tutti e a tutto il reparto. E buona vita. Buona vita. Perché spesso non si dice, no? Non so, buona fortuna, buona. Invece una buona vita, che è una cosa, secondo me, molto importante. Grazie di nuovo. Ciao!